E anche Oroscomando questa settimana è con voi, almeno lo spero, nel senso che se le previsioni vi piacciono, dite in giro che Oroscomando funziona. Se non vi piacciono, vabbè, state zitti se avete preso la fregatura, ovviamente. Comunque, prima di iniziare con l'oroscopo di questa settimana, cominciamo a dire che mercoledì su L Radio, su 88.100 in FM, poi scaricate l'app di L Radio per Android e iPhone, oppure ancora vedeteci in streaming su www.lradio.it, oppure in diretta Facebook, e avrò come ospite Luciana Frazzetto, una comica fantastica, bravissima, che ci delizierà con anche monologhi sul sesso, e poi in collegamento con noi ci sarà Eva Grimaldi, direttamente dopo l'Isola dei Famosi, ci parlerà un po' dell'avventura dell'isola, ma anche della sua esperienza in questi giorni al Gay Village, dove sarà il 1° luglio, con uno spettacolo. E poi avremo anche Pino Strabioli, il grande giornalista di teatro e non solo, anche attore, lo abbiamo visto poco tempo fa anche in Sister Act, quindi voglio dire un grandissimo protagonista del teatro in tutti i sensi. E poi avremo anche Gigi Miseferi, che farà un'incursione a sorpresa. Va bene, vi ho detto tutto, non vi resta altro che darvi appuntamento mercoledì dalle 13.15 alle 14.15 su L Radio, ex Nuova Spazio Radio, 88.100 in FM. Paola Aspri con il suo Spettacolando. Cominciamo adesso con l'oroscopo, oroscopando dal 26 giugno al 2 luglio. Ariete, una Venere coccolosa vi aspetta in questa settimana, che si scatenerà tutta tra le pareti domestiche. Certo, non sarete impetuosi come sempre, ma farete la vostra porca figura sotto le lenzuola. L'erotismo sarà più calmo e temperato, tanto da farvi prendere tra una performance e l'altra una pausa di riflessione. 4S. Toro, l'amore vi delizia non poco in questa settimana. L'unico consiglio è di non essere troppo terreni. Il vostro partner richiede attenzioni più disinvolte da voi, quindi dateci dentro e lasciatevi andare a diffusioni più spinte sotto le lenzuola. 4S. Gemelli, in questa settimana è la gelosia a farla da padrone nel vostro rapporto e alimenta dubbi e perplessità sull'altra persona. Non vi preoccupate, tutto si aggiusta e tornerete ad essere fiduciosi come sempre. 4S. Cancro, avrete belle soddisfazioni in amore, con possibilità di cambiare un'amicizia in qualcosa di intenso ed hot. Se siete in coppia da tempo, il lettore racconterà cose forti e travolgenti. Siete bombe sexy, virago e seduttori infallibili in questi giorni, e anche se fa caldo voi andate avanti nelle vostre prodezze erotiche. 5S. Leone, l'amore non vi soddisfa in questa settimana, soprattutto non siete pronti a risolvere eventuali incomprensioni con il partner. Vorreste trovare le parole giuste per fare breccia nell'altro o altra, ma quando state al dunque non osate come dovreste per timore di compromettere il legame. Dovrete mettervi in ascolto e comprendere di più il vostro rapporto. 3S. Vergine, avrete una passionalità molto forte in questa settimana, ma la vostra non è sempre evidente e la nascondete ad arte per intrigare l'altra persona che vi piace. Per chi è solo o sola, c'è la possibilità di incontrare gente interessante per colorire di più le vostre giornate. 5S. Bilancia, sarete curiosi e trasgressivi in amore, pronti a fare qualsiasi cosa per raggiungere la donna o l'uomo dei vostri sogni peccaminosi. Illecito non sarà la vostra parola d'ordine quotidiana, oserete e le tentazioni sono irresistibili per voi. 4S. Scorpione, amore dissonante in questa settimana, sarete amatori eccellenti ma non curerete il rapporto di in essere. Sarete poco comprensivi con il pattern di sempre, ma in camera da letto sarete al top, lussuriosi come non mai e incapaci di essere pigri. 4S. Sagittario, avrete voglia di trasgressione e di sesso in questa settimana, pronti ad evadere in qualsiasi momento, poco sentimentali ma reattivi alla parola erotismo, che accompagnerà ogni tipo di rapporto sia in essere che in divenire. 5S.
Capricorno, amore che ritorna rigoglioso e che metterà ordine nei casini delle precedenti settimane, quando il broncio faceva parte del vostro modo di vivere e ostacolava la solarità altrui. Predisponetevi quindi verso la persona del cuore e trovate delizie nel sesso, sotto le lenzuola, fresche e accanto ad un partner consenziente. 4S. Acquario, sarete freddi in amore colpa di una Venere non amica. Avete bisogno di prendervi una pausa estiva, lontano dalla routine. Ritroverete così quella calma necessaria per riappacificarvi con i sentimenti di un tempo. 3S. Pesci, se siete single potete trovare la persona giusta, andrete forti con l'erotismo e la fantasia vi porterà a sperimentare con il vostro partner diverse posizioni comodamente a letto. Le armi seduttive saranno decisive per far capitolare chi amate o chi vorreste amare. 5S. Questa settimana l'oroscopando finisce qui e l'appuntamento è a mercoledì comunque con Spettacolando su L Radio. E oroscopando, seguitelo per tutta la settimana. La prossima ci sarà il resto di oroscopando. Ciao!